altri oggetti da vendere, beh, sarebbero evidentemente troppo alti. Che cosa hanno deciso di fare in alcune città? Esporre in vetrina, incorniciate, le loro bollette. Le bollette di luce e gas finiscono in bella mostra, esposte nelle vetrine di negozi e locali. Da Cremona a Firenze, l'iniziativa di Confcommercio Bollette in vetrina ha già registrato l'adesione di tanti commercianti. Noi non vogliamo e non possiamo scaricare l'enorme peso di questi eccessi che superano il 500% dei costi sulle spalle della nostra clientela, che è il bene più prezioso delle nostre attività. E chiediamo quindi al governo di fornirci di un adeguato e tempestivo credito d'imposta da compensare questi eccessi, e chiediamo un tetto al costo energetico se vogliamo salvare ancora le nostre imprese. In queste ore i commercianti stanno ricevendo da Confcommercio le cornici in cui appendere le bollette, una provocazione per mostrare a tutti l'aumento, in alcuni casi esorbitante. Da 6,47 è andata a 1.707 euro. Pagare i miei dipendenti, pagare quella bolletta, se non aumento prezzi, non ce la faccio. Da 1.001 a 3.791. Voglio far capire alla gente che il sacrificio c'è, però questo è esagerato. 22.105,96 credo che sia inaccettabile. È bene che i clienti sappiano quello che noi stiamo passando, perché io sono 39 anni che sono in questo locale e mai era successo una cosa simile. Da 1.998,87 siamo arrivati a 10.242. Quintuplicata la bolletta, è quintuplicata. Cioè, se continuano così ci rovinano veramente. Non ci sono solo le bollette, guardate.